Ci troviamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, città di terme, mare e ceramica dove ogni anno si festeggia il carnevale più antico di Sicilia. Mario Turturici è il sindaco di Sciacca. Sindaco, cosa rende questa manifestazione unica nel suo genere? Il fatto che questo è un carnevale che è assolutamente coinvolgente, è un carnevale senza transenne dove chi viene a visitare la manifestazione può divertirsi, ballare, ascoltare gli inni, ammirare la straordinarietà di questi carri che sono davvero maestosi, quest'anno saranno davvero grandissimi e di grande fattura. Quindi è un'opportunità per fare una visita turistica a Sciacca e anche per divertirsi e ricercare dei momenti anche di relax. Sciacca è la città delle terme e quindi avranno la possibilità i turisti, i visitatori anche di poter ammirare lo stabilimento termale di Sciacca, avranno la possibilità di visitare il centro storico della città che è stato per intero riqualificato, quindi potranno passeggiare lungo i viali, i vicoli del centro storico di Sciacca, quindi sarà sicuramente un'opportunità non soltanto per ammirare il carnevale di Sciacca ma anche per visitare questa straordinaria terra che, ricordo, si trova tra Agrigento e Selinunte, quindi queste bellissime colonie greche che rendono ancora più suggestivo il paesaggio. Una caratteristica unica è quella del momento conclusivo della manifestazione, il rogo. Il rogo del Pepe Nappa rappresenta la nostra tradizione, di fatto sarà bruciato il simbolo del carnevale di Sciacca che è il Pepe Nappa. In quel momento ci sarà tanta commozione soprattutto da parte di chi ha partecipato attivamente alla festa e quindi è una chicca che ovviamente invitiamo tutti di poter apprezzare, ammirare perché rappresenta questo sì un unicum nel contesto dei carnevali in Italia e nel mondo, cioè il fatto che il personaggio trainante della festa del Pepe Nappa poi alla fine viene bruciato per poi essere ricostruito l'anno successivo per le prossime edizioni. A tutti gli amici di Viva l'Italia Channel che ci stanno seguendo da tutta Europa, vogliamo rivolgere un saluto? Ma è un invito che facciamo non soltanto ai siciliani e agli italiani, ma visto che abbiamo la possibilità di essere sul canale satellitare anche a tutti coloro i quali vivono in Europa. Lo facciamo in modo particolare ai nostri emigrati, quindi alla gente magari di Sciacca siciliana che vive fuori, ma lo facciamo a tutti coloro i quali sono meravigliati della terra di Sicilia e vogliono avere un'opportunità per visitare questa parte del territorio. Per cui venite a Sciacca anche per divertirvi, soprattutto per divertirvi. E mentre le maestranze locali lavorano giorno e notte, la città si prepara ad ospitare la prossima edizione della kermesse. Venezia, assessore allo spettacolo, cosa ci riserva la 108ª edizione del Carnevale di Sciacca? La 108ª edizione del Carnevale di Sciacca è un'edizione particolare per la festività della Madonna, patrona del Madonna del Soccorso, patrona di Sciacca. Inizierà giorno 3 di febbraio e finirà giorno 5 di febbraio. La sfilata dei carri inizierà la mattina della domenica di giorno 3 e proseguirà per tutta la giornata fino a notte inoltrata. Un carnevale particolare, un carnevale con quest'anno con 13 carri, 6 grandi di categoria A li chiamiamo e 6 più piccoli di categoria B più la maschera simbolo del Pepe Nappa che poi verrà bruciata nella notte del giorno 5 a conclusione della manifestazione. Per chi volesse venire a visitarvi o saperne di più? Per chi volesse venirci a visitare durante il carnevale, ne vale veramente la pena, può contattare l'azienda autonoma di cura soggiorno allo 09 25 22 744 oppure allo 09 25 21 182 oppure l'ufficio turistico del comune di Sciacca allo 09 25 20 478. È possibile anche visitare un sito internet?
Certo, il sito del Comune di Sciacca oppure quello dell'azienda autonoma di cura e soggiorno. Invito tutti gli amici da tutta Europa che ci stanno seguendo a venire a visitare il nostro splendido carnevale. Dunque un momento di folklore da non perdere e come dice lo slogan della festa, Carnevale di Sciacca, il più antico di Sicilia, il più allegro d'Italia.